11 anni dopo il Blitz, Israele ammette di avere colpito e distrutto un reattore nucleare siriano in costruzione a Deir ez-Zor, a 450 km da Damasco. L'operazione, decisa dal governo dell'epoca guidato da Ehud Olmert, venne condotta tra il 5 e il 6 settembre del 2007. Perché Israele ne parla solo oggi? Uzi Rabi, direttore del centro studi Moshe Dayan dell'Università di Tel Aviv, legge la vicenda come un monito rivolto a Teheran e ai suoi programmi atomici. Rafforzando la propria presenza militare in Siria, l'Iran si avvicina alla linea rossa. Israele così sta inviando un segnale d'allerta. Più esplicito è stato il ministro israeliano dell'intelligence, Israel Katz, che ha scritto: lo Stato di Israele non consentirà mai che quanti minacciano la sua esistenza si dotino di armi atomiche. Allora era la Siria, oggi l'Iran.